Ciao a tutti ragazzi, qua con un nuovo video. Ieri che era il 9, mercoledì 9 settembre, forse questo video lo vedete domani, quindi diciamo l'altro ieri, siamo andati io e la mia famiglia al Rainbow Magic Land perché Lotto era comprato di mio fratello e quindi come ogni anno per regalo andiamo in qualche parco giochi. C'eravamo già stati nel 2013 e feci anche un videovlog in quel caso, magari ve lo lascio qui in sovraimpressione. Quel giorno andammo di domenica, c'era davvero tantissima gente e per fare una giostra dobbiamo fare le file in minimo di 2 ore. Infatti alla fine eravamo molto delusi e facemmo tutto, mi sembra, io 3 giostre, mia mamma 2 e mio padre 1, perché più portammo anche Leo, il cane, e quindi comunque necessariamente uno doveva rimanere giù con le borse e con il cane, e quindi insomma facevamo davvero pochissime, vedevamo insomma pochissime cose. Per questa volta non avevo in mente di fare nessun video dedicato insomma al Rainbow perché c'era già stato l'altra volta il video, però ho visto alcune cose davvero molto carine che non avevo visto assolutamente l'altra volta, alcuni diciamo spettacoli, e avevo fatto alcuni spezzettoni di video che vi metterò in fondo. Però diciamo ho preso l'occasione di fare questo video perché mentre stavo salendo su una giostra che era quella montagna russa, si chiama Shock, una ragazza che lavorava lì mi ha fermato dicendomi: "Ma tu per caso sei Bea Ozaki?" E io le ho detto sì, però non me l'aspettavo, ero un po' diciamo anche imbarazzata e quindi non gli ho detto niente, io praticamente gli ho detto semplicemente sì e mi volevo scusare assolutamente con questa ragazza per non avergli chiesto magari come si chiamava o se dopo voleva insomma fare qualche chiacchiera quando lei aveva finito di lavorare o una foto. Davvero mi scuso e perché non ho detto nulla, io sono rimasta lì così e poi sono seduta sulla giostra. Non vorrei che sono sembrata insomma una snob, comunque che non gli aveva fatto piacere che mi aveva fermato assolutamente, mi ha fatto piacere, tantissimo piacere che mi ha fermato, e poi comunque era la prima volta che venivo riconosciuta o comunque fermata, quindi sono rimasta davvero un po' così e non ho detto assolutamente niente e mi dispiaceva davvero tantissimo. Spero tanto che veda questo video e che insomma capisca che non assolutamente ha fatto benissimo a fermarmi, e mi scuso ancora perché sono davvero rimasta felicissima. Però lì per lì proprio non sapevo assolutamente cosa dire, poi insomma tutto in pochissimi secondi che sono entrata nella giostra. Poi lei mi ha subito raggiunto, mi ha detto se appunto ero io Bea Ozaki, io ho detto di sì. Poi lei è subito tornata alla sua postazione, io sono salita. Dopo la giostra, che come dicevo è la montagna russa, ero completamente sconvolta e quindi proprio non ragionavo. Poi ripensandoci dopo che appunto mi sono ripresa dalla giostra e da tutto, ho detto cavolo, non ho detto assolutamente niente a quella ragazza e avrà pensato chissà cosa, che magari ero scocciata che mi aveva fermato o che insomma una stronza, diciamo, che non gli ho detto assolutamente niente. Però essendo la prima volta davvero non sapevo come comportarmi. Spero la prossima volta di non fare nessuna figuraccia, ma di riuscire a parlare e insomma a compicciare qualcosa. Quando poi l'ho raccontata anche alla mia famiglia sono rimasta anche loro senza parole, dicevano: "Ma non gli hai chiesto niente, una foto, fatuata?" Non ho avuto proprio le parole appunto per chiedergli se voleva una foto, come si chiamava, di ringraziarla semplicemente, però non gli ho detto assolutamente niente, quindi mi scuso davvero tantissimo ancora. Torniamo adesso appunto al Rainbow. Questa volta ci siamo divertiti davvero tantissimo, abbiamo fatto quasi tutte le giostre, diciamo quelle proprio che ci piacevano le ho fatte tutte, le file erano davvero la metà della metà della metà, in 5 minuti insomma eri già sulla giostra. Io ne ho fatti pochi perché non avevo appunto in mente di caricarvi un video qui su YouTube, ma ho fatto delle riprese al Stuntman Show, a quelli insomma i stuntman in macchina, erano davvero bravissimi. Poi ho fatto un pezzettino di video al Magic Bubble, che era sempre uno spettacolo di bolle, quello davvero bellissimo. Sono rimasta super incantata e ho fatto appunto dei piccoli pezzettini di video. E poi diciamo che video, forse qualcosa al parco, ho fatto più che altro foto e questo è davvero tutto. Io spero tanto che la ragazza che mi ha fermato lì al parco veda questo video e che mi scriva qui sotto, così me lo posso salutarla, ringraziarla e scusarmi con lei. Adesso vi lascio i pezzettini di video che ho registrato al parco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Oddio. Ci sono tanti versanti, sia nei video sia nelle aree di visita.